Iniziamo. Buonasera, ben arrivati a tutti. E iniziamo con un applauso perché potete sorgere. Grazie, grazie. Molti di voi conoscono già il presidente onorario della nostra associazione, il professor Marc Louis Ghisi. Per noi è un amato amico ed è una benedizione averlo sempre qui. Ha sempre aperto le nostre conferenze, quest'anno per ovvi motivi, senza impartire sempre le stesse cose, non si è potuto fare e quindi siamo alla chiusura del cerchio con Marco, quasi chiusura del cerchio, perché poi ci sarà il nostro ultimo incontro con un concerto l'11 giugno. Io stamattina sentivo Mimmo, ogni tanto rimbalza tra noi la presentazione delle conferenze e ho pensato, non vorrei parlare di quello che Marco ha fatto perché potete leggere ed è talmente tanto, mi sembra un po' insomma ridondante ripetere quello che è già scritto, però pensando a te mi è tornata alla mente un mito che ho personalmente studiato in passato che riguarda una dea di cui tutti necessitano, anche gli stessi dei, e questa dea è la fede. E mi va di condividerlo con voi, giusto un minuto mi rubo, poi passo la parola a Marco. Lei in sanscrito, questa dea si chiama Shraddha e secondo l'induismo, secondo altri percorsi spirituali dell'Oriente, tutti hanno bisogno di Shraddha, anche gli dei. Questo mito narra di un re che durante un viaggio incontra un saggio in meditazione che si apprestava a fare il suo rituale del fuoco affinché il dio del fuoco gli apparisse. Intento nelle sue preghiere viene interrotto dal re, il re gli chiede cosa stesse facendo e a spiegazione ottenuta il saggio gli dice non mi interrompere, io sono qui, attendo che il dio mi appaia. A quel punto il re gli dice vorrei fare io il tuo rituale. Il saggio reagisce indignato e il re gli dice hai ragione, però sono pronto a buttarmi nel fuoco proprio perché vorrei che apparisse, o comunque sento che può apparire, sono pronto a gettarmi nel fuoco. Nel momento stesso in cui il re pronunciò questa frase, la divinità apparve. E questa è la storia di Shraddha. Al saggio che da anni provava, mancava la fede, e invece al re pronto a gettarsi nel burrone, pronto a gettarsi nel fuoco, Shraddha era con lui, era in presenza. La storia di Marc è, credo, la storia dello stesso slancio del re. Perché per coloro che come me hanno avuto già la fortuna di leggere il suo libro, lì ci sono delle copie e vi prego di leggere questo bel testo, tutti possono vedere quel candore in quelle parole, in quei capitoli che trattano di tutto, di qualsiasi argomento molto cogente, con argomenti attuali, tutti possono ritrovare quella forza, quello slancio che è soltanto una grandissima fede, una grandissima fiducia sono in grado di dare. E quindi buon ascolto a tutti quanti, scusate per il tempo. Bene, prima Mimmo. Allora vi racconto ciò che mi è successo. Seguente. Sono stato invitato a una riunione di business che costava un sacco, ma io ero invitato per fortuna. E ci hanno fatto fare un sacco di strane cose. Dunque, il primo giorno dovevamo camminare su una legna, sì, e eravamo tutti così. Poi ci hanno dato
un arco e dovevamo mirare a 10 metri e siamo stati dappertutto. Insomma, eravamo 10 e tutti 10 niente. Strano. E poi ci hanno fatto fare esercizi, tamburo, musica, meditazione, esercizi corporali. Io non capivo perché. Dopo 3 giorni hanno detto adesso camminando. Abbiamo camminato in perfetto equilibrio. Non capivo. Poi ci hanno dato l'arco. Tutti 10 esattamente nel centro. Ma com'è possibile? Per me è stato un shock. Mi sono reso conto che tutti gli studi universitari che avevo fatto, la formazione teologica che avevo fatto, ero al 99% nel mentale, nel cervello sinistro. E ho scoperto che il mio corpo era intelligente, che dunque se lasciavo stare e lasciavo il mio corpo decidere, faceva delle cose stupende. Per me è stato la mia vita abbassolata così. Ho scoperto che malgrado che avevo fatto una formazione di prete, di dottore in teologia, era mentale, era nella mente, non era nel corpo. Che nessuno ci aveva spiegato che il corpo era intelligente. Ciò che mi hanno detto in teologia, mortificatio, che vuol dire uccidere il corpo per liberare l'anima. Questa è la vecchia visione del cristianesimo. Seguente. Allora mi sono messo a meditare. Molto strano. E quando medito sono distratto, ma non fa niente. L'importante nella meditazione è di consacrare un tempo fisso. E la meditazione è come mettere la corrente nel telefono, nel telefonino, per caricare. È un momento di carica del mio interiore. Dunque la gente mi dice: io non so meditare perché penso a tutte, la mente sta andando in tutte le direzioni. Io dico: non fa niente, non sono un monaco buddista che si sa concentrare tanto bene che ti rompe una pietra. Non sono capace, lascia perdere. Ma l'importante è di dare tempo e importanza all'interiore. Ciò che non ho imparato con tanti anni di formazione
di preti e di teologia. E poi ho scoperto che c'era un mantra nella Bibbia, ma nessuno mi ha detto questo. Il mantra è la risposta di Dio quando Mosè chiede, vede il, come si chiama? Era una cosa ardente, c'era un fuoco e non so come si dice in italiano. Rovetto. Il rovetto ardente chiede, ma chi sei? E la risposta divina, io sono quello che è. E dire questo, questo mantra, che è la base del mantra cristiano, ma è anche molto più vasto, che si dice anche in Asia, dappertutto, I am who I am, in inglese, questo è molto potente e scarica direttamente nel mio corpo una luce divina. Non posso spiegare, ma lo sento. E dunque è molto strano. E dopo 75, adesso sono 80 anni, a 75 anni ho scoperto che il corpo è lo strumento spirituale principale della vita, ma il contrario di tutto ciò che avevo imparato. Dunque, ho cambiato visione a 180 gradi. E poi si ritrova l'insegnamento della madre e Aurobindo, che vengono da un'altra cultura, da un'altra religione, sapevano di Gesù Cristo, ma non hanno scelto questa strada. Però la madre ha lavorato un 40 anni sulle sue cellule e è arrivata praticamente alla fine. Va bene, c'è stato un sacco di cose che non ha permesso alla madre di veramente ascensionare, fare un'ascensione. Dunque scopro una cosa strana. Scopro che finalmente il lavoro di meditazione e di trasformazione è strano da dire. E le cellule del mio corpo non chiedono meglio che d'andare verso la vita, verso l'energia della vita. E scopro che alla mia età la maggioria dei miei amici e Dio stesso mandiamo alle cellule un messaggio negativo di morte. Ho 80 anni, qual è il mio futuro? La morte. Va bene, ma se tu mandi questo messaggio alle cellule, ascoltano, e tu trasformi il tuo DNA in profondità. Dunque questo è il mio messaggio. Ognuno di noi è capace di trasformare il suo corpo e la sua morte. E ciò che Gesù è venuto a insegnare nessuno capisce. Ci crede, e per quello la gente
di mandare alle cellule, al DNA, DNA delle cellule, un messaggio di vita, di gioia, di luce. Questo è il mio messaggio. E siamo capaci. Il mio job principale, direi, adesso che ho 80 anni, è la trasformazione del mio corpo e la trasformazione della mia morte. A che punto arriverò? Non lo so. Ma ho capito che era, è il messaggio veramente principale di Gesù. E probabilmente la seguente. Probabilmente che Gesù voleva anche aggiungere qualche cosa. Se riusciamo a trasformare la nostra morte come ha fatto lui, possiamo magari fermare il ciclo di reincarnazione, perché dall'altra parte non so esattamente chi decide come, non so. Penso che il poeta che ha descritto il meglio l'aldilà è Dante, con la poesia. Non sappiamo, ma io sono sempre più convinto che ciò che Gesù voleva spiegare è questo. Possiamo cambiare questo obbligo di reincarnazione sempre che continua. This is important. Questo è importante. Non abbiamo capito naturalmente 2000 anni fa. Seguente. Allora, facendo questa trasformazione interiore, ho riletto Platone e mi sono reso conto che tutto ciò che mi avevano insegnato all'Università Cattolica di Lovanio era mentale, una lettura mentale di Platone. Ma Platone e Socrate parlano della stessa trasformazione del corpo e raccontano, un giorno, racconta il testo, chiedono a Socrate, parlaci un po' dell'educazione, e lui dice, la maggioria della gente sta nella caverna, nel fondo, con una catena di acciaio attorno al collo per impedirle di ritornarsi verso la luce. E sono obbligati di guardare nel fondo della caverna le ombre, un po' come la televisione di oggi. L'educazione che sarebbe fare, portare il bambino verso la luce, fuori dalla caverna, e educare. E poi aggiunge Platone, Socrate dice, alcuna gente dice che si deve aprire la testa dei bambini per versare della conoscenza. Io penso che sia falso, ma è ciò che facciamo da 2000 anni.
nel sistema, nel ministero belga, tedesco, italiano, eccetera. E poi dice Platone, nell'anima di ogni bambino c'è una camera che si orienta verso il divino se la lasciamo fare. E dunque l'educazione, un po' come in Fleetwood School in Orville, è aiutare il bambino a uscire dalla caverna, dal telefonino e andare verso la luce. È più o meno il contrario di ciò che succede tutti i giorni. E questo 3.000 anni fa. Io non è che ho delle idee un po' sbalordite, ritorno solamente a Platone. Seguente. Allora, aggiunge anche sulla politica Platone una cosa favolosa. E dice, la politica dovrebbe essere l'arte di servire il bene comune. Ciò che non è esattamente la situazione attuale. E dice, e anche i filosofi che hanno fatto una trasformazione personale, bene, non devono rimanere sulla montagna a contemplare la luce, devono avere il coraggio di riscendere nella caverna per dire agli altri il cammino verso la luce è di questa parte, non verso il fondo della caverna. E aggiunge Platone una frase, e questo può costare eventualmente la vita al filosofo che osa affrontare la caverna. Era per Socrate, naturalmente, l'hanno ucciso. La seguente, per favore. Allora, mi sono anche messo a rileggere il Vangelo, a partire dalla mia esperienza. E sono arrivato a una conclusione abbastanza strana, ma evidente. Gesù non è venuto a creare una nuova religione. Probabilmente che Mohammed nemmeno e Buddha nemmeno. Allora, ma che è venuto a fare? E penso veramente che Gesù è venuto a annunciare questa trasformazione del corpo. E nella Bibbia c'è il racconto della trasfigurazione. Lui va su il monte Tabor e apre il suo mantello e mostra che il suo corpo diventa luminoso. E c'erano tre apostoli che non capiscono nulla, che dicono, allora maestro, è questo momento che stai per liberare Israele. E dunque Gesù si è riferito in questo passaggio a Parma, Elia e Mosè. Sono questi due che hanno trasformato la loro morte
Dunque, il messaggio di Gesù è molto chiaro. Ciò che vedete nel mio corpo, la trasformazione, è come Mosè e come Elia. Elia è partito, non è morto, è partito in cielo su un carro di fuoco, e Mosè non si è mai trovato la sua tomba. Dunque nessuno sa come è partito. E questo è il messaggio principale di Gesù, che capisco adesso, ho messo 70-80 anni per capirlo. E non sono sicuro d'aver capito bene. Io sono il servitore della verità, non ho la verità. E Gesù ha probabilmente anche, io penso, vissuto una sessualità sacra con Maddalena, sua moglie. Perché i miei amici, i rabbini, mi dicono, era impossibile per la legge giudaica di parlare in una sinagoga senza essere sposato ufficialmente, secondo il rito giudaico. Dunque Gesù era sposato con Maddalena, naturalmente. E vuol dire anche la seguente, per favore. Vuol dire anche che le nozze di Cana, perché era seduto accanto alla madre? Perché era lo sposo. E all'altro lato c'era Maddalena, però questo è stato messo via. Gesù ha fondamentalmente trasformato la nozione stessa di spiritualità. Buddha aveva cominciato. Però nel buddismo, dopo qualche anni, c'è stato il quasi obbligo di diventare monaco. E nel cristianesimo è nato il monachismo. Io non sono contro, però è chiarissimo che Gesù conosceva molto bene gli esseni, tutti i gruppi di monaci. Non ha mai detto: se volete la salvezza dovete diventare monaci. Niente, non ha mai detto questo. Era accusato di mangiare e bere con i peccatori. Dunque Gesù viene a trasformare completamente la nozione stessa di spiritualità e apre il cammino spirituale a tutti. Non devi essere monaco per essere discepolo di Gesù, questo è chiarissimo. Però noi abbiamo creato comunque il monachismo, va bene, però non è ciò che Gesù ci ha chiesto. Gesù ha chiesto di trasformare, di trasfigurare il nostro corpo. Allora, passiamo a Théa de Chardin. Adesso vi racconto una cosa che non sta nella via. Théa de Chardin era un visionario, è morto praticamente in 55, dunque è un pensatore del secolo precedente e aveva previsto questo. Théa de Chardin ha detto: attenzione,
nel ventunesimo secolo l'umanità sarà confrontata a un sacco di problemi insolubili, di ambiente, di sociale, di giustizia, di medicina, di malattie, eccetera. Tutti questi problemi sono legati l'uno con l'altro. Non ci sarà un modo di risolvere questi problemi senza alzare il nostro livello spirituale. E per quello che ha parlato di noosfera, noi stiamo entrando nella noosfera. Vuol dire che cominciamo a capire, a vedere delle cose, perché c'è la luce cristica. Lui parla dell'amore cristico, dell'amore cristico che ci sta penetrando lentamente. E noi diventiamo più arrabbiati. Perché? Perché il nostro livello spirituale, il nostro livello di comprensione si alza. È molto strano. E poi c'è Monsieur Baudin, penso. Adesso vediamo, è l'altra via. È un scienziato francese che dice: attenzione, il livello di vibrazione della Terra si è moltiplicato da 1000%. Vuol dire che il nostro corpo sta entrando in un nuovo tipo di vibrazione e siamo stanchi perché subiamo questo cambiamento, che un cambiamento che invade tutta la non solamente la Terra, ma tutto il sistema solare è enorme. Dunque non dipende da noi, i nostri corpi si devono adeguare. Ma mi fa pensare alla nostra. Dunque siamo, mi dispiace di essere positivo, siamo in un momento di crisi, ma allo stesso momento siamo in piena crescita verso un mondo di qualità, di giustizia, di amore, di solidarietà. Viviamo le due cose insieme, simultaneamente. E questo che è difficile. Passiamo da un'energia negativa a un'energia positiva. E poi di nuovo, e stiamo oscillando per il momento. Io sono convinto che stiamo entrando nella nostra. Stiamo entrando in un'altra energia a livello cosmico e nessuno può fermare questo movimento. Va bene? Allora, adesso mi siedo per parlare una cosa molto importante. Il sacro femminino. Dobbiamo cominciare con una cosa. Molte donne sanno il momento preciso quando sono incinte. Sentono come un legame fra il divino e il loro corpo, ciò che noi uomini non abbiamo. Vuol dire che le donne hanno una prossimità, un legame
del loro corpo col divino se lo vogliono sviluppare. È enorme, è potentissimo. E probabilmente la ragione per la quale il patriarcato ha bruciato 300.000 sorcieri, come si dice, streghe, accusate di essere streghe, perché guarivano la gente. Il patriarcato è stato senza pietà, violentissimo. Bene, oggi nella nuova società dobbiamo ritrovare un posto per questa potenza del legame sacro delle donne col divino e dall'altra parte il sacro mascolino, che è bellissimo, la cattedrale d'Amiens, 47 metri di alto, bellissimo, le cattedrali, eccetera. Il mascolino va verso l'alto, l'alto, e il sacro femminino sta per riconnettarci con la natura. E l'uno complementa l'altro, come dicono i cinesi. C'è un punto di yin nel yang e un punto di yang nel yin. Dobbiamo assolutamente equilibrare il sacro femminino e il sacro mascolino nella nuova civiltà, nella nuova nosfera che stiamo costruendo, ciò che sta accadendo oggi. Allora, vi voglio parlare di Adorei di Anversa. Nessuno in Italia conosce. Era una bellina, questo nemmeno conosciuto. Una bellina, che vuol dire? Sono le mogli dei cavalieri che sapevano leggere. Molto raro. Sapevano il latino, a volte sapevano il greco, sapevano leggere la Bibbia e spiegarla alla gente. E avevano soldi. E dunque hanno creato, 1000 anni fa, 1100, hanno creato dei beguinaggi. Beguinaggi vuol dire donne che vivono insieme, possono sposare se vogliono, erano celibe, ma vivevano ognuno alla sua piccola casetta, e c'era una chiesa e sceglievano loro il prete. A volte difficile da trovare un prete capace di una vera visione mistica. Queste donne, questa Adorei di Anversa, ha scritto delle esperienze spirituali che sono al di sopra di Meister Eckhart, che è il grande mistico del Medioevo, 3 piani sopra. Come ha fatto? È stata in possesso del suo sacro femminino e ha detto: ma Dio per me è l'amore. Vi leggo una, perché non posso leggere di più. Poi sono rimasta immersa nel mio amato divino e mi sono persa in lui, al di là dell'ego, senza riserve, così che non è rimasto niente di me. Questa persona è andata attraverso
verso l'amore al di là del suo ego. E Maestro Eckhart dice: ma io ho bisogno di 20 anni per fare questo. Allora fui portata in una estasi della mia anima e ho avuto una rivelazione di molte ore. Noi maschi non possiamo seguire questo cammino che è l'autostrada verso il divino. Ma penso che molte donne possono utilizzare questo cammino. E Maestro Eckhart, che era un mistico, ha parlato con le belline e ha detto: voi avete trovato una via fantastica, continuate. Per me è un po' più difficile di dire che sono innamorato di Gesù, ma bene, trovo il mio cammino personale, che è un po' meno diretto. Dunque è molto importante nella civiltà di domani di rimettere al centro il potere fantastico del sacro femminile. Seguente. C'è uno solo nella storia delle diverse religioni, Rumi, iraniano, stesso secolo, stesso periodo, strano. Lui viveva a 10.000 chilometri, non ha mai conosciuto Andorra e Anvers. E dice questo: l'amore porta gioia alle creature. Egli è la fonte della felicità infinita. Perché non è la nostra madre che ci dà la vita, ma è l'amore, vuol dire il divino. Lode e misericordia per questa vera madre. Lui ha capito tutto. È il mistico maschile, secondo me, il più avanzato del mondo anche, che conosco io. Seguente. Allora, facciamo 10.000 chilometri, andiamo in India e parliamo di Aurobindo alla madre. Principale è il supermentale. In poche parole, che vuol dire? La madre ha visto in un sogno una porta aprirsi e un torrente di luce e di amore si è precipitato sulla terra. Questo era il 57-54, insomma, 70 anni fa. E loro dicono: questa energia sta invadendo il cuore, il corpo di ogni uomo nella terra. Non è un fenomeno occidentale, è un fenomeno mondiale. Perché in Cina c'è lo stesso, ma in Cina, questo non è sulle dia, ma in Cina vi racconto. Io sono stato a Pechino, poi si vede, io ero al 75 piano e vedevo sotto la gente fa del tai chi. Ma il tai chi hanno scoperto che c'è solamente 7.000 anni di storia spirituale dietro il tai chi, non una religione come da noi, però una dimensione di profondità.
E questo movimento che si chiama Falun Gong si è sparso in Cina, erano 10 milioni, adesso si pensa che sono 300 milioni. It's a little bit. È un gruppo importante. E dunque dappertutto, dappertutto, c'è questo movimento di riscoperta, mondo indiano, mondo cinese, mondo occidentale, mondo più femminile, mondo più maschile. Dappertutto c'è questo movimento silenzioso di rinascita interiore spirituale. La madre si deve leggere, conoscete certo le mentale delle cellule, è tradotto in italiano il mentale del cielo, del pezzo. E racconta che tutte le notti sta lavorando sulle sue cellule, sta aiutando le cellule a trasformarsi lentamente. Altra. Allora, prima di questo vi devo raccontare un'altra cosa. Avete sentito parlare dell'epigenetico? Epigenetico è una scienza nuova che si occupa del DNA. DNA. E questi scienziati, molto intelligenti, dicono è molto strano. Noi abbiamo nelle nostre cellule un DNA che è attivo a 20%. E dicono l'altro 80% è junk DNA. Vuol dire DNA che mettiamo nel secchio di immondizie perché non serve a nulla. Attenzione. Pare, ma non sappiamo, pare che Buddha e Gesù e i grandi mistici hanno un DNA che è attivo al 90%. Vuol dire che il lavoro sulle cellule cambia il programma stesso della cellula, il DNA. Dunque raggiunge il top della scienza attuale. Ciò che facciamo con le nostre cellule è veramente fondamentale per noi, per la nostra vita e per il futuro dell'umanità. È importante. Adesso faccio una piccola sintesi del mio libro. Andremo veloce. Perché mi siete già ascoltando da un po' di tempo. Allora, la scoperta, la prima scoperta, che per me è stata anche una scoperta a 75 anni, è che il divino è un diamante all'interno. Ma il diamante può essere un po' sporco. La spiritualità è di pulire il diamante. Ma il diamante c'è. Però il divino non è imprigionato. C'è una parte del divino che sta dentro di noi, però il divino anche tranche.
trascendente. E questo anche l'angoscia di Adorei Anversa, che dice: io ho avuto un contatto fantastico con il divino e il giorno dopo è finito. Perché? Perché il divino ci trascenda totalmente, e totalmente all'interno e totalmente all'esterno. Questo dicono tutti i mistici. Il cammino verso il divino è il cammino verso l'uno. Vedi, è molto strano. Quando Gesù, mi sono domandato, ma come trovare nel Vangelo parole che Gesù abbia detto sul serio? Vi do un esempio. Quando ha detto: prima che fosse Abramo, io sono. Io sono. Nessuno ha capito. E dunque tutti i evangelisti che hanno scritto la Bibbia hanno riprodotto questa parola che nessuno capiva. Perché Gesù era avanzatissimo. Lui veramente lo viveva. Prima che fosse Abramo, io sono. E dunque ha detto delle frasi così: su il Padre e me siamo uno. In tutta la teologia non mi hanno mai spiegato ciò che voleva dire. Allora hanno detto: ah, è per l'unità delle chiese. Non è falso, però è a questo livello qua, a livello mistico. Quando Gesù lo dice, il Padre e Dio siamo uno, gli permetteva di fare un miracolo. Quando scendono il malato, aprono il tetto e scendono con una siviera e c'era un tizio lì, Gesù dice prima: il Padre e Dio siamo uno. E poi dice: adesso levati, vattene. Tutto il non uno in te si è riunificato. Ti puoi alzare. E lui si è alzato. Ma Gesù era un grande mistico. E quello che non abbiamo capito. Seguente. Allora, l'importanza del corpo, l'ho detto. Il corpo è lo strumento più importante per il progresso spirituale. Ma è fantastico. Non dobbiamo diventare monaci, dobbiamo lavorare sul DNA delle nostre cellule. Fantastico, fantastico, un messaggio fantastico. Il respiro, la meditazione e il respiro interno. Io sono distratto, non fa niente. Il più difficile è di fare ciò che Adorei di Anversa fa così, di andare oltre. Mi sono persa in lui, sono andata oltre il mio ego. Questo è difficile. Questo è difficile. Non è impossibile, ma è difficile, perché dobbiamo guarire un sacco di cose all'interno per andare oltre. Seguente. Allora, il punto 7 è un po' difficile. Il punto 7
tutti i mistici dicono la stessa cosa. Dobbiamo passare del nostro ambiente che sta nel tempo e lo spazio. Il cammino mistico ci fa passare sull'altra sponda del fiume, al di là del tempo e dello spazio. Intuisco, ma non posso spiegare di più. Posso dire che tutti i mistici dicono la stessa cosa, in India, in Cina, in Occidente, dappertutto. Però, adesso vi racconto una cosa incredibile. David Bohm era professore di fisica quantistica a Princeton, dunque non era un qualsiasi professorino. E lui, alla fine della sua vita, è arrivato alla conclusione che per la fisica quantica, non la mistica, c'erano due realtà: la realtà del tempo e dello spazio, e l'altra realtà al di là dello spazio e del tempo. La stessa cosa che nel misticismo. Incredibile. Non ha avuto molto successo, perché era troppo avanzato. Sono convinto che la fisica quantistica sta andando in questa direzione. E poi molti mistici parlano della notte oscura. E la notte oscura sta in tutti i libri di mistica, ma è molto facile da capire, non dico da vivere, da capire. Dobbiamo fermare la nostra volontà. È la nostra volontà che impedisce le cellule ad andare verso la vita. È il nostro ego pieno di sofferenze che ci impedisce. Dunque, questa notte oscura dell'anima è assolutamente necessaria per permetterci di smettere la volontà. Smettere la volontà è difficile. Lasciare andare, lasciare stare, lasciare fare le cellule, andare oltre il suo ego, non è facile. Io non dico che ci sono arrivato, ma so che è in questa direzione che dobbiamo andare. E finalmente, e finisco con questo, c'è un criterio. Il criterio che siamo sulla buona strada è la gioia. Grazie. Se avete domande, possiamo magari accendere le luci. Vabbè, e anche nella... Sì, abbiamo un altro microfono? Si sente? Si sente? Si sente? Sara, vuoi parlare? Va bene, no. Per far rispondere te, Mark. Okay. Professore, non potevo perdere questa occasione, quindi la voglio cogliere appieno e sfruttare questo. Allora, la mia domanda è un po' particolare. Vorrei che lei ci indicasse la strada verso la gioia. Sì, se possibile. Sono due punti, 10 punti. Questi 10 punti, la gioia
al momento che si lascia tutto, si lascia l'ego, si va al di là di se stesso. La gioia è come la conseguenza, non si deve cercare la gioia per la gioia, è come il fiore che fiorisce, è la conseguenza secondo me. Non dico che sono gioioso tutti i giorni, ma a volte sì. Perché in tutti i mistici dicono questo, e il più bello lo cito nel mio libro, è Bergson che ha descritto il meglio questa notte. Dice, è un'esperienza, capisci? E racconta Bergson che, per esempio, i grandi fondatori di ordini religiosi sono tutti passati attraverso questa notte oscura, vuol dire che hanno avuto una prima visione della luce e poi subito puff, sono cascati in questa notte e un bagno di purificazione, non posso spiegare meglio. È come passare dal è il momento di trapasso da un buio alla luce. Sì. E soprattutto lasciare l'ego. E l'ego è molto intelligente. Molto intelligente. Dunque, la gioia viene. Non negare dico. Negare se stessi per trovare. Negare la propria umanità per trovare altro. Andare al di là. Non negare, questo dicono i buddisti. Io dico non negare. Io mi sono persa in lui, a dover dire questa. Non ero più me stessa. Questo al di là dell'ego. Facile? No. Però, tutti i grandi fondatori di ordini, quando avevano passato questa fase, arrivavano a un punto, dicevano, qui voglio un convento. 5 anni dopo, c'era un convento. Il denaro, le pietre, tutto era arrivato. Questi grandi fondatori avevano certi, almeno, Francesco, San Francesco, evidentemente, erano passati al di là. Bene. Ma non posso dire di più. Come si gestisce? Prego. Allora, io direi che la cosa la più. Il più difficile, la mia esperienza, è di guarire le sofferenze della mia infanzia. Vuol dire, ognuno ha avuto delle sofferenze come bambino e si è fatto delle protezioni. Ma queste protezioni diventano prigioni quando sei grande. Tutte le sofferenze di infanzia, di abbandono, di disprezzo, di impressioni di aver stato abbandonato, di avere l'impressione di essere disprezzato, pressioni. Se non le stai guarendo, le progetti sugli altri. E vediamo questo nella sede, vediamo questo nella vita. Tutto ciò che non hai guarito internamente, lo fai progettare sugli altri. E questo ti impedisce. È per quello che la notte dell'anima è importante, perché si deve
pulire tutto questo. E non si fa in un giorno. Roma non fu fatta in un giorno, nemmeno la guarigione interiore. È come la cipolla, si prende una pelle, poi un'altra e un'altra, insomma, è un lavoro continuo, secondo me. È tutto ciò che posso dire. Altre domande? Sì. Senza mascherina si sente, c'è una buona cultura. Senza maschera, almeno. Non capisco. Prego, venga. Sono un po' dura di orecchio, dunque mi scusi. Il mio corpo ha i suoi desideri. Volevo chiedere, attraverso la spiritualità, io sto affrontando la ricerca sempre di Dio, sono sempre alla ricerca. Alla ricerca di Dio, sono sempre alla ricerca della fede. E quello che mi sta coinvolgendo molto, e vorrei fare la domanda sulla sua fede, sulla... esiste la possibilità che al di fuori di questo universo ci siano altre civiltà e attraverso la spiritualità si ci può arrivare a conoscenza di queste, di allargare il nostro pensiero, la nostra anima e la ricerca, come dice lei, della gioia, attraverso a capire che non siamo soli. E questo caso, io ho avuto alcuni anni fa ho avuto proprio un incontro con proprio sul cielo di casa mia, era una notte di agosto, era il 12 agosto e mi accingevo ad entrare da una e uscivo con degli amici e entravo a casa. E questa c'era la testimonianza anche delle persone che abitavano vicino a casa mia. E sul palazzo di casa mia c'erano due luci enormi che ruotavano a forte velocità e in colori immensi, bellissimi. E ho avuto questo incontro con questa. Con questa entità che mi ha aiutato ancora a credere in Dio, ad avvicinarmi a Dio, perché io penso che non siamo soli in questo universo e forse il nostro essere arriverà a quello che ho detto lei, ad arrivare alla gioia attraverso questo, soltanto questo vuole dare la mia testimonianza. È la mia ricerca di Dio. Bello. Sì, è bello, bello. Grazie. Io direi buon cammino. Un cammino. E ognuno riceve segni. Si deve poter leggere. Lei ha potuto leggere certi segni. E direi solamente una cosa in più. Il divino sta anche dentro. Non solamente. Esiste qualche riferimento specifico nella Bibbia? Lei ha detto che Gesù parlava di della trasformazione. Trasformazione. Sì. Esiste qualche riferimento specifico nella Bibbia? Sì. C'è il racconto della trasfigurazione, sta nella Bibbia. Ma posso dire che dopo 8 anni di teologia, a parte nell'ortodossia, nel cattolicesimo, nel protestantesimo, non si parla nunca, mai, della trasfigurazione. È molto strano. Io non ho capito, non capisco. Però sta nella Bibbia, è scritto. E si descrive Gesù che apre il suo mantello, mostra che le cellule del suo corpo diventano
luminose e che sta in un processo di trasformazione fisica, e gli apostoli non capiscono, sentono l'energia che si è alzata e dicono: ah, stiamo bene, facciamo delle tende, dei film, the good energy, sentono l'energia buona all'interiore, ma non capiscono, non hanno capito. È che è molto strano. E vedi, quando Gesù dice il Padre e Dio siamo uno, nessuno ha capito. Ma come è complicato? Che lui, ma sì, ma lui andava verso l'uno, ma nessuno ha capito. E finalmente c'è un genio, San Paolo, un genio che ha inventato il cristianesimo. Ma San Paolo non ha mai parlato con Gesù, però era un genio, ha immaginato un sacco di cose, le una migliore delle altre, e probabilmente che era l'unica soluzione, perché Gesù era a un livello mistico tanto alto che they didn't understand. No, non hanno capito e hanno fatto una religione. E adesso possiamo ricavare dal Vangelo un altro livello di comprensione. E questo è un processo che sta andando, è appassionante. Marco, abbiamo trovato il passo della trasfigurazione. Abbiamo trovato il passo della trasfigurazione. Sì, sì, naturalmente. Ecco. Se vuoi, posso? Sì, sì, vai, vai. Allora, l'episodio della trasfigurazione è narrato nei tre Vangeli sinottici, sono Matteo, Marco e Luca. Quindi Marco 9:28, 9 il capitolo 2:8 versetti, Matteo 17:18 e Luca 9:28-36. Dopo la confessione di Pietro, sentite. Secondo questi testi, Gesù, dopo essersi appartato con i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, cambiò aspetto mostrandosi ai tre discepoli con uno straordinario splendore della persona e uno stupefacente candore delle vesti. Quello che vi sto leggendo, il 6 di agosto, è letto in tutte le chiese del mondo, perché è la giornata della trasfigurazione. Allora, in questo contesto si verifica l'apparizione di Mosè e di Elia, che conversano con Gesù e si ode una voce proveniente da una nube che dichiara la figliolanza divina di Gesù. Lo splendore di Cristo richiama la sua trascendenza. La presenza di Mosè e di Elia simboleggia la legge e i profeti che hanno annunciato sia la venuta del Messia che la passione di glorificazione. La nube si riferisce a teofanie già documentate nell'Antico Testamento, cioè all'avvenimento di Elia, eccetera. Quindi, in questi tre Vangeli si dice esattamente quello che ha detto Marco. Il problema, sapete qual è? Se mi posso permettere, Marco. E che non viene, come dire, collegato, secondo me soltanto questo, quello che già era avvenuto in quel momento nel corpo di Gesù, che l'hanno visto, no, trasfigurato, quindi era cambiato, giusto? Che vuol dire questo, non trasfigurato, altrimenti che cosa parliamo? Con quello che poi succederà nel sepolcro dopo che è stato deposto dalla croce. Io ci vedo un continuum. Cosa è questo continuum? Io non ve lo so dire, e non ve lo posso dire o meno, ma secondo me una riflessione, un'omelia su questi punti andrebbe fatta, perché altrimenti si carica tutto sull'episodio della passione, morte e risurrezione. Quando chi va a vivere quella morte, quella passione, quella morte, quella risurrezione, è colui che tempo prima già si era manifestato trasfigurato, no? È interessante, ve lo lascio così, come spunto di riflessione per tutti, per me in prima persona. Questo è un punto decisivo, no? Se già c'era una trasfigurazione in atto, o addirittura molto realizzata, non mi so dire fino a che punto, tanto che i tre dicono: allora ci mettiamo la tenda e ci fermiamo qua perché abbiamo realizzato tutto sostanzialmente, senza
pensare a tutto il resto dell'umanità, chiaramente, perché si faceva una tenda, si fermava una, eccetera. E poi c'è il richiamo di Mosè e Elia, che come ha detto Mark, Elia se ne è salito con un carro di fuoco in cielo. Che significa questo? Il cadavere non si è mai più trovato. C'è stato il cadavere. Un momento. E Mosè, vabbè, Mosè addirittura ha potuto di spalle, è importante questo, guardare Dio nel vedo ardente, non la guardate faccia a faccia, non ce la poteva fare, perché solo fuoco e fuoco si possono incontrare, altro è ambientato. Anche nel mondo indiano si dice che guardare il divino direttamente dai rapa, mi pare, tu vieni distrutto, ma non perché il divino è cattivo, ma scusate, se poi a mezzogiorno poi mette da guardare il sole e si prende così, ma gli occhi si bruciano. Allora, se il sole fisico vi distrugge fisicamente, immaginate il resto. Ho detto questo soltanto per dirvi: il 6 di agosto si legge questo regolarmente in tutte le chiese cattoliche, penso anche di altre, non so esattamente i calendari liturgici, e andrebbe fatto un collegamento con uno studio teologico, non so se qualcuno l'ha fatto, la mia ignoranza, su questi due momenti, perché secondo me vanno collegati. Il Gesù che va da Ponzio Pilato non è un uomo come me, è uno che era già assicurato. Non so se è chiaro. Allora è interessante questo. Possiamo aggiungere che nell'ortodossia si parla di metamorfosis, che è la parola greca per parlare di trasfigurazione. Tu vai a Simonos Petras, al Monte Athos, è un monastero consacrato alla metamorfosi. Dunque, nell'ortodossia c'è molto più consapevolezza della trasfigurazione. Ma nel cattolicesimo poco, nel protestantismo niente. Dunque, di più che si va verso l'Oriente, sappiamo anche che ci sono monaci taoisti, induisti, buddisti, che sono partiti con il loro corpo. Non è solamente Gesù, non è solamente la madre. Si parla poco di questo, però succede un po' dappertutto nel mondo. Io penso sempre di più che Gesù è venuto a dire è per tutti, non solo per qualche mistico nel monastero tale, è per tutti. Questo è appassionante. Sì. Ma voglio chiedere, visto che tu adesso consapevolmente sei avvicinato alla trasformazione delle cellule, no? Hai detto che da 7 anni ti stai un po' diventando più consapevole di questo bellissimo fenomeno. Nella tua comprensione, qual è la differenza dell'esperienza di me nella trasformazione delle cellule? E la mia? E no, rispetto a Gesù Cristo. Non so. I don't know. Secondo, penso che la mia e Robindo hanno trasformato le loro cellule, ma hanno anche lavorato per la trasformazione spirituale dell'umanità. Ciò che Gesù ci dice dall'altra parte, annunciando il regno del divino, che non abbiamo capito, ne abbiamo fatto una cosa spirituale. Il regno del divino è l'atmosfera. Ciò che Gesù ha annunciato 2000 anni fa accade oggi. E ci aiuta Gesù se li chiediamo. È tutto ciò che posso dire. Io penso che dalla madre e Robindo c'era un lavoro interiore e anche un lavoro per l'umanità. Sono grandi mistici, veramente
di altissima, altissima qualità. Ma non sono d'accordo su questo. Allora vieni a parlare con il microfono. No, ma anche vieni qui Gabriella perché sta cercando di parlare da più tempo. Non condivido la tua risposta, Mario. Perché perché Gesù l'ha fatto per tutta l'umanità, qualcuno ci vede o meno, l'altro discorso, ma il suo appunto per questo non rimane con le tende, dice no, non avete capito niente, io non sono venuto per fare le tende, io sono venuto per tutta l'umanità, quindi la differenza tra la differenza o i compiti diversi, diciamo così, tra Gesù e Robino e me sono altri, non so quali sono altri. Ma non è questo il punto di discrimine, non può essere questo, perché Gesù è venuto per tutti. Allora non è qui la particolarità, è un'altra, e io non so qual è, ma non è questo. Gabriella, io vorrei chiedere un po' la... Vieni, perché io non sento. Vieni. Vorrei chiedere, siccome parliamo sempre di un Cristo umano e un Cristo divino che nella trasfigurazione, nella risurrezione ci fa vedere questo cammino personale. Però c'è anche un Cristo cosmico, sì. E c'è anche un cieli nuovi e terra nuova, che forse, e io ti vorrei chiedere questo, perché questa parte viene quasi sempre un po' oscurata. Ci trasformeremo insieme all'universo, insieme al cosmo, perché c'è lì la storia. L'unico mistico che ha spiegato questo molto bene è Teilhard. Le milieu divin, il milieu divino. Lui c'ha dei passi meravigliosi che sono nel mio libro, ma non conosco la memoria, che dice a un momento io ho scoperto la dimensione divina del mondo, la dimensione cosmica divina, è quello, uno di quelli, ma che anche Meister Eckhart, cioè, questa gente si deve leggere, insomma, in profondità, hanno questa dimensione cosmica. Forse questo è il punto, cioè, quando tu fai esperienza di Dio e della tua vera umanità, fai esperienza anche di essere qualcosa in più, parte di un universo, di una creazione. E il sacro femminino sta qui esattamente per quello, per riconnessione dell'umano con la natura e con il cosmos. Questo veramente è la dimensione principale della nostra, del regno del divino, del regno di Dio. Per favore, ci può dire qualche parola? Si leva la maschera e prende il microfono. Altrimenti non ci siamo. Senza microfono funziona. Non capisco. Scusatemi, ma io ho l'orecchio un po' debole. Sì, solo qualche parola in più sulla appena accennata sacralità della sessualità di Gesù. E la sua dimensione umana, perché ha accennato qualcosa che forse ci hanno nascosto, non ci hanno detto tutto, quindi... È molto difficile di parlarne, perché, come spiegato, io non so, sono convinto che Gesù era sposato perché non poteva fare altro se parlava nella sinagoga. Ci sono libri che parlano della dimensione sacra della sua sessualità, però non sono riconosciuti dai teologi. E questo
ma io penso personalmente che andremo in questa direzione, la ricerca va continuata. Non posso dire di più, ma ci sono libri appassionanti, ma c'è gente che dice no, è falso, va bene. Non posso dire di più. Posso dire una cosa? Sì. Per mia esperienza, per quello che mi è stato anche insegnato, prima Marte diceva il cammino è lungo. E questo può farci sentire sopraffatti anche soltanto dall'idea di intraprendere un cammino, di fare una pulizia che riguarda la propria esistenza. Antonio a un certo punto diceva, Gesù ha usato parole criptiche o quantomeno coloro che hanno scritto il Vangelo, no? Quindi diventa difficile. Però tu hai questa sera egregiamente e tanto sinteticamente toccato, no? Come le punte di una stella, ha parlato dell'importanza del nostro corpo, che per motivi culturali forse non è stato poi considerato nella giusta misura, ok? Ma solo alcuni aspetti del nostro corpo. Ha parlato dell'importanza della nostra energia, perché hai sentito dentro di te cambiare la forza vitale. Ha parlato dell'importanza di una pulizia e di un abbandono anche a livello mentale, cioè esco fuori, abbandono anche l'idea che ho di me, le sovrastrutture, quello che si è sedimentato, uno sforzo gigantesco. Questo è tutto un cammino che però ognuno di noi probabilmente può prendere, perché le testimonianze ci sono, perché si sarebbero scomodate a scrivere delle cose. Potevano tenere per sé, perché hanno lasciato. E l'ultimo Marco mi viene da pensare che la reintegrazione sociale è considerato per tutti i più grandi e profondi cammini spirituali lo stadio più avanzato, cioè il superamento dell'ego porta all'amore vero, che è la cosa più difficile, cioè l'amore assoluto. L'amore con la grandissima che è quello che è scritto in tutti i testi sacri di questo pianeta, perché poi alla fine è quello. Quindi probabilmente tutti coloro che ci hanno preceduto e che si sono annullati hanno intrapreso volontariamente il cammino, ma poi a un certo punto si sono resi conto che la volontà, fermami se esagero Marco, ma la volontà a un certo punto non c'entra più, c'entra forse la volontà di abbandonare la volontà, forse quella, lo sforzo di abbandonare la luce oscura, di abbandonare la volontà. Esatto. Altre domande? Vedi, tutto ciò che ho detto sul corpo, sulla centralità di lavorare sul corpo, è coerentissimo con una visione della sessualità sacra. Però sappiamo poco. Esatto. Ci sono libri, gli unici libri sono in canalizzazione, ma non possiamo dire di più. Beh, c'è il Tantra che parla, comunque la filosofia tantrica che spiega questo, per esempio, che è stata un po' manipolata per giocare, come purtroppo spesso succede qui in Occidente, però la filosofia tantrica... Sì, ma io non posso rispondere con certezza su Gesù, non posso. Io penso personalmente, cerco in questa direzione, non posso dire di più. Grazie ancora.